Settimana corta per l'Avellino e gli altri club di Serie C che venerdì scenderanno in campo per la prima giornata del girone di ritorno. I biancoverdi di Rastelli affronteranno il Pescara in un vero e proprio big match. Sarà l'occasione per cominciare bene e per chiudere bene il 2022 e mettere a segno il sesto risultato utile di fila. Di fronte però ci sarà un avversario tosto, ferito, arrabbiato e tramortito dai 4 KO in 5 gare, seppur forte dei suoi 38 punti in classifica, con un terzo posto non scalfito dalla Juve Stabia che ieri sera ha fallito l'occasione di portarsi a meno 6. Valutare le condizioni di Simone Auriletto, uscito a Viterbo anzitempo per un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Le prossime ore saranno decisive, ma non sembra nulla di grave per l'ex Provercelli, e poi c'è l'influenza che ha praticamente messo al tappeto tanti elementi della rosa. Marcone, Zanandrea, Janes, Mikoski, Rizzo e Canutè ieri non si sono allenati e non è una buona notizia, mentre Ceccarelli e Guadagni sono tornati in gruppo. Quest'ultimo però è fuori lista e quindi non utilizzabile. La speranza di Rastelli è quella di ritrovare più uomini possibile e soprattutto di non perderne altri per strada. Starà meglio Maisto, che potrebbe riprendersi il posto da titolare in mediana con Dall'Oglio e Casarini. A fargli spazio dovrebbe essere Franco, ma attenzione al rientro di Matera dalla squalifica, e questo è il vero ballottaggio in mediana. In attacco dovrebbe tornare il classico tridente con Russo, Gambale e Trotta per provare a fare male alla difesa di mister Colombo. Sono giorni di preparazione per l'ultima sfida dell'anno. Da Pescara al Pescara è sicuramente però tutto un altro Avellino che nel mirino mette il quarto posto, distante ora 5 punti.